Ciao a tutti guerrieri e guerriere Sailor, io sono Ferdinando e sono un gran fan di Sailor Moon. Oggi non si parla di Sailor Moon in questo video di mercoledì 25 aprile 2018. Oggi si apre perché mi è arrivata dopo 3-4 giorni, vorrei dire che c'è il sabato e la domenica, la The Fan Box di aprile. Il tema è Justice League, Avengers, The Avengers e The Ghostbusters. Allora, io ancora non l'ho aperto, ma sono curioso di sapere cosa c'è dentro. Quindi apriamola subito perché sono curiosissimo. Con queste nuove confezioni la The Fan Box è più facile aprire. Eccoci qui, aperto. Aspettate perché c'è lo scotch, l'ho tagliato a metà. Già a metà. Ce la farò? Eccolo. Ho visto una cosa, sembra. Non so che cos'è, ho visto una cosa colorata, non lo so. Se è una maglia o qualcos'altro. Ecco, l'abbiamo aperto. Allora, mi hanno messo l'Avengers come sempre. Vabbè, la t-shirt però non è dell'Avengers, ma da Justice League, ragazzi. C'è Flash, Aquaman, Superman, Wonder Woman. E poi c'è questo bianco, blu, celeste, molto più chiaro. E poi dopo l'apriamo insieme. Di The Ghostbusters mi hanno messo questa action figure, uno dei chiappafantasmi, Stance. Io ora non mi ricordo tutti i personaggi, ma c'era questi personaggi da scegliere. Slimer, il fantasma verde e Stay Puft. Io ora non so se questa è un'action figure, dovrebbe essere, secondo me, penso di sì. E poi dopo vediamo. Mi hanno messo The Masters of the Universe, non so chi sia, questa specie di costruzione, non so. Lui sì, lo conosco lui, non è né di Avengers né di DC, non si capisce, però deve essere. Io ora l'ho intravisto, ma non me li ricordo mai. Ora non so se è lui, no, è proprio lui. È proprio lui in questa versione. Chiarashu aveva una cosa del genere, di Batman, ora non mi ricordo, poi ne vedremo, ne parleremo. Poi hanno messo di nuovo le tartarughe ninja, però un'altra cosa per mettere vicino ai, come si dice, alle cuffie. Ora mi sembra che Michelangelo mi deve perseguitare. Dopo l'uovo di Pasqua, Michelangelo, eccolo qui. Ora non so se è casuale o no. Vabbè, Michelangelo, Thor e Gypsy D'Angeli, ne abbiamo tre di questi ora. Avengers mi hanno messo i calzini di The Avengers, anzi neanche uno, due paio di Avengers i calzini, eccoli. Io vado in cammina, cioè io ora devo camminare con gli X-Men, Marvel Comics, no, X-Men, sto dicendo, Wolverine, sì vabbè, sono loro, è la stessa, comunque sono i calzini di X-Men. The Fan Box ha messo. Io ho trovato questo, chi è? Non so chi è. Thor mi sembra, un biondo. E Hulk. Fantastico, fantastico. E questi sono tutti gli oggetti che erano usciti. Poi c'è una specie di codice per le action figure di Superman e come si chiama? Superman e Batman, e quindi c'è il mio il numerino, non lo posso far vedere. Poi abbiamo questa volta abbiamo il mega, ma è proprio gigante,
volantino della Defun Box. Vabbè, era casuale. Sto parlando degli acchiappafantasmi. Si potevano trovare Peter Venkman, Ray Stantz o Winston Zeddemore. Ora io non so, mi sembra che Peter penso, io avrei preso Ray Stantz, perché vedete c'è scritto, e quindi ho questo. Le tartarughe ninja si potevano trovare casualmente, io volevo o Leonardo, Donatello o Raffaello, che era il mio personaggio. No, la Defun Box sapeva che io nell'uovo della Kinder mi era uscito Michelangelo, ecco. Visto, per non offendere Michelangelo, un'altra volta la tartaruga. I calzini di Avengers si potevano trovare anche Iron Man, Capitan America e lui non so chi sia, Deadpool, non so, Iron Man, deve essere Iron Man, non so chi sia perché io non conosco. Io ho trovato Thor, penso sia Thor, e Hulk. La maglia della Justice League, ora ve la apro, e se è lui è uguale. Se tu sei il primo del mese, dice il bonus abbonamento, se questo è il tuo primo mese di abbonamento hai ricevuto un Mega Bloks Ninja Turtles, che sono questi. La cosa più bella è che la Defun Box lo ha scritto anche in inglese questo lato, ecco perché. Il tema di Maggio Invincibile, Deadpool e One Punch Man, che sono questi. E poi c'era questi Vidal Figure Scrubs. Io ho trovato A-Man, che ora lui deve essere, ma non so chi sia. E questi erano gli oggetti, ma proprio gli oggetti della Defun Box. La cosa più spettacolare secondo me, e io l'ho detto, voglio una maglia della Justice League, voglio una maglia della Justice League, alla fine mi hanno accontentato una t-shirt, voglio dire, e ve la apriamo insieme. Infatti anche questa era di marzo, questa che ho addosso. Mi vedete sempre con questa, perché io non ho roba invernale, io ho tutta roba invernale nelle armadio, nelle valigie, ancora devo prendere la roba estiva. Però ragazzi, dai, andare in giro Just League così è molto, ma molto, molto. C'è Cyborg, Superman, Batman, Wonder Woman, Flash e Aquaman. No, devo dire la verità, sono rimasto molto apprezzato. Ho apprezzato. Comunque, anche se non mi piace, li uso i calzini della Marvel. E sono molto contento di questo, a parte loro. Allora, sono rimasto molto contento per questa action figure metal di Cast, è da collezione ovviamente, poi verrà. Sono rimasto stupito che le fanbox hanno messo le tartarughe ninja, e a me mi doveva capitare Michelangelo, come sapete c'è dietro Michelangelo. Vabbè, io ora non so come si costruisce lui. Poi questi oggetti ne parleremo di video a parte, video singoli, per esempio lui, farò un video su questi due, su lui. Vabbè, la t-shirt della Just League, penso che i calzini, vabbè, faremo degli oggetti, faremo delle cose, eccetera eccetera. Vabbè, io già ve lo comunico, forse il tema di maggio non l'acquisterò, perché Deadpool non è che mi piace. Ora vedremo, perché adesso devo prendere le due Funko Pop di Pluto e Saturn da Moon Planet Shop, e poi più ho trovato usati i sei manga di Michano Ribbon, quindi voglio un attimo
sospendere questa cosa. Poi mia madre dice: beh, spendi così i soldi, eccetera, eccetera. Però io per 27,90, credetemi, non è che faccio, sono molto contento. Però potevano essere a Just League. Però calzini così, anche i calzini, io incredibile. È la prima volta che una dei fanbox trovi i calzini, perché a dicembre avevo trovato il Blade di Star Wars e poi per il resto maglie, tutte t-shirt. Sono rimasto molto contento. Invece lui c'è, lui mi assilla. Questa è la versione anni 90, chiaraccio, penso di sì. Anni 80, 87, perché sono andato a informarmi. Questo dovrebbe essere l'87. La NECA Scalers però rimane sempre uguale. Aspetta, rimane sempre uguale. La confezione non cambia. Fa un effetto strano avere in un'altra dei fanbox. C'era Superman, ma io non l'avevo acquistata. Già c'ho Thor, Gypsy si trova lì. Questo me lo tengo, devo dire la verità. Comunque, la cosa che mi è piaciuta di più, vabbè, anche i calzini, non è che io uso, però devo dire la verità, questa è la cosa che ho apprezzato. Poteva essere un po' nera, però, ma già l'avevano messa la volta scorsa, il mese scorso. Vabbè, la t-shirt è tutta così. Guerriere e guerriere Sailor, noi ci vediamo nel prossimo video, che è domani, giovedì. E nell'info box troverete tutti i miei contatti da Facebook a Telegram, i canali dei ragazzi di Sailor Team, da From All Matter Channel, Luca Metabrixia, il mio secondo canale Random Tuber Boys, Sailor Moon Fans, affiliate ad Amazon. Noi ci vediamo domani, probabilmente con una recensione di questi oggetti. Non sono sicuro, perché voi dovete sapere che io mi faccio un calendario il sabato e la domenica su un quaderno. Durante la settimana mi scrivo i video che devo fare. Lunedì avete visto il vlog che dovevo uscire domenica, invece per motivi tra Sakura e un'altra serie TV su Rai 1 è arrivata la felicità, non sono potuto riuscire a editarlo perché dura parecchio. Ciao guerrieri, se no il video diventa troppo lungo. Ciao.